Gli Stadio, ragazzi, gli Stadio, una delle più grandi band italiane. Ma di cosa stiamo parlando? Quando pensi agli Stadio, pensi subito al pop italiano. Difatti, dalla fine degli anni 70 fino a tutti gli anni 80, gli Stadio sono entrati a far parte dei più grandi dischi della musica italiana. O come scrittori, oppure come musicisti, perché hanno suonato in una marea di dischi in quegli anni. Ma intanto, prima di iniziare, ti chiedo di lasciarmi un like qui in basso proprio per supportare me e il mio canale, così mi aiuti un po' con l'algoritmo. Ma come sono nati gli Stadio? Gli Stadio, prima di tutto, erano una band legata a Lucio Dalla. Come molte volte dice Curreri nelle sue interviste, Lucio Dalla voleva una band fatta e finita, una band sia di supporto per i suoi dischi oppure per le sue tournée, ma una band che doveva camminare con le sue gambine ed evolversi anche, fino a che non dovevano fare dischi in autonomia. E così fu, infatti. Pensate che Curreri non voleva neanche essere il cantante, il frontman della band. Lo convinse proprio Lucio Dalla. Mi convinse a fare il cantante, mi convinse che io avevo delle capacità, ma addirittura facendo un pomeriggio, eravamo in un camerino, facendomi piangere, perché io non mi volevo convincere. L'idea di formare una vera e propria band venne in mente durante il tour di Banana Republic con Lucio Dalla e Francesco De Gregori. All'interno del Banana Republic ci hanno suonato in pratica proprio la formazione originale degli Stadio: Gaetano Curreri, Marco Nanni, Giovanni Pezzoli, Ricky Portera e Liberatori. In pratica tutti e cinque si sono trovati e lì hanno deciso di creare una nuova band. Il nome Stadio venne preso proprio dagli stadio dove all'epoca si svolgeva il Banana Republic. Non era così solito fare dei concerti all'interno degli stadi. Erano periodi anche molto particolari per i concerti, tra contestazioni, manifestazioni contro la polizia, periodi molto particolari quelli. Il nome fu anche dato da Lucio Dalla, fu preso da un giornale dell'epoca di Bologna, ovvero Stadio, un giornale totalmente sportivo. Difatti, se fai caso, all'interno del primo disco degli Stadio, la scritta, ovvero il logo Stadio, è uguale, identico a quello della rivista bolognese calcistica. Per me, i dischi fondamentali degli Stadio sono tre, ovvero i primi tre. Gli anni 80, quando gli Stadio decisero di formarsi e decisero di fare musica propria, secondo me hanno cambiato totalmente anche il modo di concepire la musica. Prima facevano musica per Lucio Dalla. Poi successivamente hanno deciso di prendere strade diverse, difatti fino a tutti gli anni 80, chi più e chi meno hanno suonato comunque con Lucio Dalla. Gli Stadio comunque hanno suonato nel 79 all'interno di Lucio Dalla, batteria Giovanni Pezzoli, al basso Marco Nanni, chitarra elettrica acustica Ricky Portera. Poi ci ha suonato anche Ron, ci hanno suonato per dire anche all'interno di Dalla del 1980. Invece successivamente, nel disco successivo, nel 1983, ovvero Lucio Dalla 1983, ci hanno suonato tutti i componenti degli Stadio e quello è un discone per quanto mi riguarda. I dischi fondamentali degli Stadio, come ti dicevo, sono i primi tre. Il primo pubblicato nel 1982, ovvero Stadio. Mamma mia, ragazzi, ma che disco è? Ma come si fa a fare un disco d'esordio così? È uno spettacolo! All'interno di quel disco ci sono dei pezzi che finirono all'interno del film Borotalco di Carlo Verdone. Capolavoro anche quel film, e difatti all'epoca fu anche stravolta l'idea di colonna sonora. Prima la colonna sonora era tipo un clarinetto di sottofondo, una tastiera, invece loro ci misero proprio delle vere e proprie canzoni. Il successo infatti andò di pari passo sia con il film di Borotalco ma anche con le stesse canzoni. Le canzoni che entrarono a far parte di quel film sono Grande figlio di puttana, che fu scritta da Lucio Dalla, ispirata, in pratica presa ispirazione da Ricky Portera. Ricky Portera lo racconta sempre questo aneddoto, sempre con il sorriso. Lui mi adorava e adorava di me questo mio menefreghismo che portava sempre a qualcosa di creativo invece. Ed è per questo che mi ha soprannominato Grande figlio di puttana. Grande figlio di puttana. Ma anche la stessa Ma chi te l'ha detto? Senza dimenticare che all'interno di Borotalco ci sono
i capolavori in pratica di Lucio Dalla, come Mary Lewis o come Cara. Che film è quello lì, ragazzi? Ma il film pop per eccellenza, ma di cosa parliamo? Una piccola chicca: nel primo disco degli Stadio fece il suo esordio discografico un certo Luca Carboni, che scrisse Navigando Controvento. Ma poi man mano Luca Carboni lo vedremo sempre più avanti all'interno dei dischi degli Stadio. Andiamo avanti con i successivi due dischi degli Stadio. Arriviamo al 1984, dove gli Stadio pubblicarono La Faccia delle Donne. Ragazzi, La Faccia delle Donne, io ce l'ho doppio, sia vinile che CD. Ma di cosa stiamo parlando? Ma che disco è questo qua, ragazzi? Ma che disco è? Questa è una ristampa del 94, invece questo qui è il disco vero e proprio del 1984. Ci sono molto affezionato. All'interno della Faccia delle Donne, gli Stadio hanno scritto la colonna sonora di Acqua e Sapone invece. Difatti all'interno c'è proprio Acqua e Sapone. Diciamo che è stato il capolavoro, insieme a un'altra canzone che ti nominerò dopo, che ha fatto proprio la storia degli Stadio e proprio li ha consacrati come band incredibile e fenomenale. Finalmente, con questo disco, gli Stadio vennero fuori. Infatti scelsero come produttore Guido Elmi, che l'anno precedente pubblicò niente poco di meno che Bollicine. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Guido Elmi, nel giro di due anni, 83-84, ha pubblicato due capolavori, e gli Stadio hanno fatto bene ad affidarsi a Guido Elmi, proprio perché Guido aveva un tipo di approccio alla musica diversa rispetto a quella di Lucio Dalla. Lucio Dalla ha prodotto il primo disco degli Stadio, dove spaccò tutto e andò da Dio, ma questo ha un sapore totalmente diverso. La Faccia delle Donne stessa, che è una canzone cantata da Curreri, ma anche con Vasco Rossi, dove fece il suo approdo all'interno della discografia degli Stadio la Drum Machine, che sentiamo sia all'inizio della canzone e poi continua per tutto il pezzo. Una piccola curiosità molto interessante che ho letto poco tempo fa, tra l'altro l'ho linkata all'interno del mio canale Telegram, che ti lascio qui sotto in descrizione, dove più o meno ogni giorno ti lancio una canzone, una curiosità, un disco da ascoltare. Se ti interessa, ti lascio il link qui sotto in descrizione. Ho scoperto questa intervista incredibile di Luca Carboni su YouTube, dove parlava del suo esordio e come è stato scoperto da Lucio Dalla e dagli Stadio. Pensate che questo disco, Guido Elmi, quando finì di registrarlo, disse: ragazzi, ok, abbiamo registrato, ma abbiamo fatto solo 7 tracce. Ne manca una, cioè, da almeno un disco 8 tracce deve avere, non 7. Liberatori se ne venne fuori con un'idea che aveva nel cassetto e iniziò a giocare sulla tastiera. Non c'erano delle parole, c'erano delle bozze di Curreri in un inglese fittizio. A un certo punto sbuca Luca Carboni, che inizia a cantare il testo di C'è, di là è storia. C'è. Esatto, C'è. Io, a me vengono i brividi quando sento queste storie. Basta il tuo corpo. Ma all'interno di questo disco, canzoni che ti posso consigliare, ma non è che io posso consigliare, cioè sono tutte belle. Parteciparono anche a Sanremo l'84 con Allo Stadio ed arrivarono ultimi, ma Allo Stadio, cioè, c'è un assolo di Ricky Portera che a me mette i brividi, ragazzi. Ma Ricky Portera, ma che chitarrista è? Non sai cos'è, che c'è tutto quell'arrangiamento fatto di fiati. Questo qui, ragazzi, è un grande disco, è un grande capolavoro. Spero che lo conoscete. Se non lo conoscete, vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione. Andatevi ad ascoltare La Faccia delle Donne, un capolavoro. L'ultimo disco che ti voglio nominare in questo terzetto, che secondo me hanno fatto la storia sia della musica italiana, ma proprio degli Stadio, chiedi chi erano i Beatles. Se hai visto il video precedente, quello delle fiere, che comunque ti lascio qui, l'ho fatto vedere. Questo è l'ultimo disco con la formazione storica, naturalmente, al completo degli Stadio. Proprio perché successivamente a questo disco Liberatori decise di lasciare gli Stadio, proprio perché diceva che non era fatto per le tournée, per registrare dischi. Lui voleva solamente comporre musica, voleva esclusivamente dedicarsi alla composizione della musica. Canzoni qui dentro, ragazzi, cioè, chiedi chi erano i Beatles, cioè, ha fatto la storia degli Stadio, è la canzone più importante per Curreri, lo dice sempre. Quando parte Chiedi chi erano i Beatles mi viene sempre in mente Africa dei Toto, non so per quale motivo, sarà l'atmosfera. Sì. Sulla fronte il tempo che passa volando.
sodalizio con Luca Carboni continua con questo disco. Questo è un mini disc, adesso lo chiameremo EP, difatti ha esclusivamente 5 tracce. Luca Carboni infatti all'interno di questo disco ha scritto Vedovo Armando e Signora, Vorrei ragazzi, Vorrei, ma che pezzo è! E poi la mia preferita di questo disco che è Ba Ballando, ma che pezzo è! Ma che roba e ma che intro c'è, ma che chitarra di Portera. Si capisce che io amo Portera, vero? Si capisce, vero? Difatti poi, dopo aver scritto tutte queste canzoni per gli Stadio, Purredi e Liberatori gli cambiarono il favore a Luca Carboni, che registrarono il primo disco di Luca Carboni. Ovvero, e intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Difatti, se ascolti quel disco è come ascoltare la musica degli Stadio. Seguimi anche su Instagram, perché tutti questi vinili qua e le anticipazioni anche dei video che io faccio passano sempre su Instagram. Ti lascio il profilo qui sotto in descrizione. Credo che gli Stadio abbiano veramente cambiato il pop negli anni 80. Scrivimi qui sotto quali sono le tue canzoni preferite degli Stadio, tra tutte quelle che ho nominato, o se ce n'è una in particolare che ti piace tantissimo, scrivimela comunque qui sotto tra i commenti. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like qui in basso proprio per supportare me e il mio canale. Se sei capitato per puro caso ti chiedo di iscriverti al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. E niente ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!